22-28 di un Friday è sua casa, le donne, stanchezza, stress, va bene, vuol dire super lavoro, va bene, ci sta, accettiamo pure il buon. E le mie donne dormine, e che mi cazzane, è lecito, è stanchezza, tollerane, secondo te sto male? Ognuno ha le proprie passioni, i propri bisogni, e io sono venuto a trovare lei. Lei dorme, ma se gli dai un colpetto si sveglia, è sempre presente, è sempre pronta, dormiente ma caliente, un colpo e 620, è come fuochi d'artificio. Però qualche anno fa vedevo molto piacere quando passavi, anche ora, però ogni tanto un po' di tensione, un po' di snausicant. Non giudicare, non pensare che la cosa materiale è frutto di, è frutto del paiolo, del mazzo quotidiano. Qua dentro non ci stanno solo 12 cilindri e 620 cavalli, ci stanno anni di trabajo, di sacrificio, che diventano sogno realizzato, impensabile per me 20 anni fa. Però l'obiettivo l'ho puntato, ci ho creduto. E per me è bella come il primo giorno, come fosse ogni volta il primo giorno. Quando lo vedo per strada dico, ammazza, guarda che macchina, e sono contento per quello che ce l'ha. No invidia, ma come fa, ma come ha fatto, è bravo. E non è sempre un qualcosa di strano dietro le cose belle, desiderate, sognate, sudate. Vediamo questo alone di ansia e stress, di... Cerchiamo di essere più morbidi, cerchiamo di essere contenti dell'altro di piacere, dell'altro di successo, perché il successo, se lo conosci, se lo vai a ricercare, se lo vai a cercare di snazzicare, forse ci può essere anche per te, per tutti noi, ognuno il proprio successo, ognuno la propria sticella. E se poi ognuno di noi si può gratificare, materiale, immateriale, ognuno fa quello che gli pare, basta che non manchi di rispetto. Unica cosa dovuta, il rispetto. E se io vedo un mostro del genere con un brizzolato quarantenne un po' panzuto, vuol dire che gli ha dato dentro, ha sognato e ha raggiunto. E lei è sempre presente, dormiente ma caliente. Basta poco per farla risvegliare, mica Silvia Escort, no. Musica sopra la musica. E l'altra trattativa. E quell'affare concluso. Ma secondo me sto male. No invidia, ma emulazione di qualcosa ben fatto da cercare di riprodurre. Secondo te sto male? Torno a casa, viva la vita.